Dorio Gordini del Partito Socialista Unificato. Evviva! Tutti conoscono il folgorante esordio di Marco Bellocchio. Nel 1965 a Locarno, al Festival di Locarno, con i pugni in tasca fu una rivelazione e vinse il premio della giuria. Due anni dopo Bellocchio realizza la sua seconda opera che viene a Riva Venezia, La Cina è vicina. Avere la copia di riferimento d'epoca è un fattore molto importante per il restauro perché si può esattamente capire come il film era stato concepito dall'autore e dai produttori nel momento della sua realizzazione. Questa copia è custodita nell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia che ha partecipato quindi in questo modo al restauro. È proibito scrivere su questi muri. Ah sì? Ma guarda. Scrivete dove volete, ma non qui. E perché? Perché il Partito Socialista è un abbonato al servizio di vigilanza. Potete scrivere su quel muro là o su quell'altro, a me non interessa, ma non su questo muro. Sempre più interessante. Stupì e anche sconcertò molti grandi estimatori dei pugni in tasca proprio perché La Cina vicina era assai diverso. Certamente è un film, è una commedia sulla politica in diretta che era un tema poco trattato dal cinema e in Italia, se non in modo molto indiretto. Lì è proprio esplicito, i partiti hanno il loro nome, e la trama, la drammaturgia è una drammaturgia semplice e devo dire